Nel match della 30ª giornata il Pineto pareggia per 0-0 tra le mura amiche contro il Tolentino dopo un primo tempo a reti bianche. Nella ripresa nessuna delle due compagini riesce ad avere la meglio. Prossimo turno, big match in quel di Trastevere per i biancazzurri. Nel prepartita, importante manifestazione sociale organizzata dalla società biancazzurra. I giocatori sono entrati sul terreno di gioco insieme agli alunni delle scuole primarie e secondarie di Pineto, insieme ai ragazzi dell'attività di base, per sensibilizzare e dare un calcio al fenomeno del bullismo. Inoltre, consegna della maglia per le 100 presenze in biancazzurro da parte del presidente Brocco al portiere biancazzurro Mercorelli. Il match incomincia con il Pineto che prova subito a fare la partita. Al decimo Traini prende la mira, pallone che si stampa sulla traversa, sempre l'11 abruzzese va vicino al vantaggio. Giambè, ben servito De Miri, scavalca con un pallonetto Gagliardini, ma senza successo. Nuovamente gli abruzzesi spingono. Pallone sanguinoso perso dal Tolentino. Emilia appoggia ancora Giambè, murato dalla difesa ospite. Dalla parte opposta Tizia scuote i suoi, il suo mancino esce di poco al lato. Ancora gli Adriatici vogliono l'1-0. Sempre Giambè, pallone però che non si insacca a discapito della classifica e della carta. La gara è viva. Pallecchi si coordina bene di un soffio, fuori al 40esimo, azione insistita in area Cremisi, Mini Creri, tentativo salvato sulla linea nel parapiglia di Filippo, viene atterrato e per Gianluca Martino di Firenze il calcio di rigore. Gagliardini però ipnotizza il numero 10 tenendo a galla i suoi. Nella ripresa la partita vede sempre il Pineto a fare la voce grossa, Giambè arcobaleno per Emili, nuovamente il portiere avversario nega il preziosissimo gol. Dalla parte opposta, contropiede bruciante, Massarotti, autostrada per Mataloni, ma Mercorelli è fulmineo a respingere la rete della beffa. Al 26esimo la formazione di casa vuole a tutti i costi il vantaggio su corner. Milani, ne è entrato, prende la mira di poco alto. I biancazzurri provano in tutti i modi a mettere la freccia del sorpasso. Senza successo nel primo dei 5 minuti di recupero, Stefoni su corner a sfiorare la rete dello 0-1. Ma nel finale non succede più nulla, pareggiano 0-0 Pineto e Tolentino con il Senigallia che rosicchia 2 punti e biancazzurri. Non vuole prendere mai alibi, scuse, però è un dato oggettivo. Oggi avevamo metà squadra fuori, praticamente avevamo a disposizione 2 cambi se non 3, comunque che si allenano sempre con noi, gli altri erano ragazzi della Juniores. Giocavamo contro una squadra che comunque io sentivo, il Tolentino è fatta, no, perché comunque loro sono ragazzi. L'amicizia tra le società, ok, tutto, però i ragazzi, soprattutto i ragazzi che stanno, magari stanno con piedi in mezzo alla fossa, se si può dire, puntano comunque ad allungarsi la carriera e quindi a proporsi per il prossimo anno, e il miglior modo per proporsi per il prossimo anno è quello del campo. Quindi sì, magari noi abbiamo avuto un po' frenesia, più che frenesia nell'ultimo passaggio, dal momento in cui arrivavamo là davanti magari gli serviva un po' più di freddezza che però c'è stata durante tutto il campionato, quindi io non mi sento proprio di né di giudicare né di condannare qualcuno, ecco, per l'operato. Sicuramente diciamo, sono le classiche partite che se uno guarda la classifica dà il risultato per scontato, ma le partite bisogna giocare. Sapevo che il Trentino è ancora una squadra viva, è venuto qua per giocare le ultime chance di salvezza, hanno coperto bene il campo e noi dovevamo essere più incisivi sulle situazioni create, perché ne abbiamo avute soprattutto una prima frazione diverse clamorose, e poi non puoi fare 7-8 palle gol, quando ne fai 4-5, una traversa, un rigore fallito, poi ti cominci a innervosire, passano i minuti, ti prende l'ansia. È la classica partita dove c'è soltanto da rimettere, perché il risultato sembra scontato, però poi bisogna giocarla e vincerla.